Finalmente, amici, apriamo le mie prime uova di Pasqua! Super della Kinder! Vediamo all'interno cosa troviamo, ma prima sigla! Yolanda Switch! Everyone, eccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video di aperture di uova di Pasqua. Io ho fatto la scorta delle uova della Kinder perché queste sono solo le prime tre. Quindi ragazzi, mi raccomando, riempite questo video di pollici in su se volete altri spacchettamenti di uova di Pasqua. E sapete che il mese di marzo e di aprile è il mio preferito perché quando si avvicina Pasqua, adoro aprire le uova di Pasqua per vedere all'interno le sorprese che ci sono. Ora andiamo ad aprire finalmente l'uovo di Stranger Things, l'uovo di Avatar e l'uovo nuovo e gigante di Frozen 2. Ma vi rinnovo anche l'invito ad iscrivervi sul mio sito, che è www.yolandaswitz.it. Ok? Perché molto presto ci saranno le mie uova di Pasqua e i miei slime della collezione di Pasqua. Siccome Stranger Things lo abbiamo già aperto in uno short, lo lasciamo un attimo da parte, anche se possiamo trovare delle sorprese diverse. Facciamo una cosa, apriamo prima quello di Avatar, ok? E raga, c'è Kinder, ti prego, mandami le tue uova, mandami le tue cose, per piacere. Che raga, ogni uovo di questo, davvero, non ve lo dico, non ve lo conto. Allora, quelle di Stranger Things costano, dipende, dai 12 ai 14. Questo qua lo trovate anche su Amazon, anche quello Avatar e quello di Stranger Things, sui 14 euro. Mentre nei bar e nei supermercati lo potete trovare anche a 12, questi qua, gran sorpresa. Questo è gran sorpresa Teens, questo è Maxi. Mentre quello là gigante proprio può costare pure sui 20 e passa euro. Allora iniziamo da questo di Avatar, davvero davvero bello. È uscito il film Avatar Via dell'Acqua, io l'ho visto, voi l'avete visto? Finalmente la Kinder ha fatto l'apertura facilitata con questo. Bene, sembra tipo dello scotch. E vediamo un po' che quello. Sapete che per me la Kinder è il cioccolato più buono che ci sia. Poi almeno abbiamo, diciamo, il ganzo di aprire e di non vedere già la sorpresa. Poi non vi preoccupate ragazzi, perché arriveranno anche le aperture comunque di uova di Pasqua dei discount, quindi Lidl, MD, Eurospin, tutte queste cose qua. Quindi non vi preoccupate. Poi stando io pure su al nord, mi andrò a fare un giro in qualche supermercato per vedere se trovo qualche uovo particolare. Allora, ecco qua ragazzi, abbiamo aperto la nostra prima sorpresa. E questo è il bello delle uova Kinder ragazzi, che si differenziano da tutti. Abbiamo trovato una specie di action figure. Cos'è un action figure? È una pupazzo, chiamiamolo così, una figure di Avatar. Raga, cioè, ma di che stiamo parlando? Questo è l'avatar di lei. Dovrebbe essere messo qui in qualche modo, anche se non si mantiene, sapete? Ah no, ok, si mantiene... si mantiene qui. Perfetto, ragazzi. Raga, è bellissima, vi posso dire? Mi piace tantissimo, è fatta veramente bene. Questa comunque, se te lo vuoi andare a comprare, anche se è una plastica molto molto solida, comunque la paghi, non è che non la paghi una figure del genere. Quindi raga, è uscita una figure bellissima. Guardate qua che meraviglia. Anche la coda dietro, tutti i particolari della nostra figure. È bellissima, cioè, ma stiamo scherzando? Non ho parole, complimenti. Allora, qua ovviamente abbiamo come montare, vabbè, ci eravamo arrivati. E addirittura, attenzione amici, questa figure qui si illumina al buio. Le strisce del nostro avatar si possono illuminare al buio. Adoro, io ma con tutto sto cioccolato Kinder davvero non so cosa devo fare. Sicuramente ci farò una torta, però... Abbiamo iniziato ragazzi benissimo. Passiamo quindi al secondo uovo di Pasqua e apriamo quello di Stranger Things. Lo so che lo stavate aspettando perché ci sono un sacco di fan, siete numerosissimi di Stranger Things. E quest'anno ho avuto un sacco di commenti, soprattutto su TikTok, perché lì l'ho aperto in anteprima il primo uovo di Stranger Things. E diamo merito alla carta ragazzi.
c'è con sopra il Demogorgone. E poi, raga, ho visto delle recensioni di alcune persone che hanno aperto l'uovo di Stranger Things. Mamma mia, cioè, proprio per proprio la gente che lo apre per e non sa neanche chi siano i personaggi di Stranger Things. Cioè, il Demogorgone l'ha chiamato il mostro fiore. No, raga, vi prego. Vediamo. Democane, Demogorgone. Oh, c'è anche un topo. Oh, ci sono pure i topi. Ci sono pure i topi. Apriamo. Allora, l'uovo è già rotto. Ce n'è anche il ganzo di spaccare l'uovo. Vi dirò, l'uovo che ho aperto di Stranger Things, la sorpresa che mi è uscita l'ho lasciata a Daniele lì a casa su a Milano. Mentre io spero che mi esca una sorpresa differente o perlomeno diciamo uguale, così me la tengo io. Perché la sorpresa che mi è uscita, la cassetta che mi è uscita, l'ho lasciata a Daniele. Il peso è diverso, però io spero che... Attenzione, no, forse... No! No, no, oh sì? È diverso? Sì, è diverso! Sì, è bellissimo! Ok, mi è uscito... No, lo volevo troppo perché l'avevo già visto questo! Allora, mi è uscito una sorpresa differente, che è sempre un portacellulare, ma è una macchinetta tipo quella delle sale giochi. E ora vi faccio vedere la checklist, perché potevamo trovare tre sorprese. Avrei preferito il Demogorgone, perché è più un action figure tipo. Le altre due sono più, diciamo, oggetti, anche se da collezione, ma sono più oggetti, diciamo, un po' più così. Mentre io volevo proprio questo. Ah, c'è proprio il Demogorgone, vedete che bello questo. Noi abbiamo trovato questo. Ok, l'altra volta io ho trovato questa cassetta e sono dei portacellulari dove all'interno c'è anche una cassa dove si può sentire la musica. E questo è come si monta. Adesso l'andiamo a montare, mettiamo anche gli adesivi e vediamo il prodotto finale. Ce l'abbiamo fatta, amici, lo abbiamo montato, è super super carino, come vedete, una console da gioco degli anni 80 tipo, ed è un poggia telefono che funge anche da cassa. Cioè, il telefono si mette qua e da qui esce anche la musica, mentre qua sopra si mettono le cuffiette. Davvero carino. Vi ripeto, io avrei preferito ovviamente il Demogorgone, però questo anche non è male come collezione. Poi è uscito questo, è una specie di biglietto, come se fosse un biglietto tipo per le sale giochi, non lo so, di Stranger Things, davvero carinissimo. E anche qui sono usciti gli adesivi, che sono ancora diversi rispetto a quelli che ho trovato l'altra volta. Complimenti alla Kinder che ha fatto queste cose di Stranger Things, perché raga, per me sono top. Io non so, molti dicono che bisogna guardare il codice dell'uovo per capire quale sorpresa ci sia. Ora, qualcuno di voi mi sa spiegare quale codice devo guardare per non trovare sempre la stessa sorpresa? Se in tal caso volessi collezionare tutte e tre le cose, me lo sapete dire? È il codice a barre? Qualche codice che si trova tipo qui all'interno? Perché qui c'è un codice, ragazzi. Quindi ditemi voi quale codice devo controllare per non trovare sempre la stessa sorpresa. Passiamo all'ultimo, che è l'uovo gigante. Questa volta Kinder di Frozen. Allora, l'uovo è veramente gigante. Questo qua di quanto è? Aspettate, quello gigante? Boh, di 320 grammi. Mentre gli altri due erano 220 e 220. L'uovo è veramente gigante, veramente grande. E spacchiamolo. Oh, wow! È rosa! Wow, adoro! Mi aspetto una sorpresa meravigliosa. Spero ci sia anche qui tipo un action figure. No, io perciò lo volevo, ragazzi, lo sapevo. Ma, mamma, no, vabbè, raga, oddio, sclero male. Oh mio Dio! Abbiamo trovato Elsa con Olaf. Allora, penso che potevamo trovare Elsa con Olaf o forse Anna con Olaf. Queste sono le istruzioni. Abbiamo trovato una vera e propria action figure e si monta così. Qua, perfetto, e anche le braccia di Elsa si muovono contemporaneamente. Abbiamo montato anche il nostro Olaf ed è anche questo un action figure. Ed ecco qua, abbiamo Elsa con Olaf. Guardate quanto è grande. Questa è grande, è uguale, però è più piccola, no? È sottile
come sorpresa, mentre questa è proprio un action figure shock, innamorata. Voi quale avete preferito e quale comprerete? Fatemelo sapere in un commento. Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso, vi voglio bene, un bacione ed un abbraccione, noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video, ciao!